Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Continua questa ondata di ipocrisia all'interno del PD, ma ormai lo si vede su tanti temi, dalla cancelliera in avanti, nel dire certe cose in piazza e poi fare esattamente il contrario in Parlamento. Stanno smontando tutto quello che è stato fatto per il contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia, e stanno smontando anche tutto quello che è stato fatto per i respingimenti. Purtroppo sempre di più il governo Letta sembra che stia portando questo paese alla deriva. Stiamo parlando di 50 milioni, se è il fondo relativo alle vittime della mafia, e 190 milioni che erano quelli che servivano per i respingimenti, spostati su altri temi legati all'accoglienza, proprio l'esatto opposto. Di fatto non cancellano con una legge il reato di clandestinità, ma lo rendono inefficiente, perché senza soldi non si possono fare i respingimenti, e senza respingimenti alla fin fine chi è qui illegalmente non può essere cacciato. Quindi hanno trovato l'escamotage per svuotare finanziariamente quello che era l'unico strumento possibile per respingere i clandestini. Questo doveva essere il decreto della cassa integrazione in deroga rifinanziata per la fine dell'anno. Invece non è stata messa una lira, ebbene sono stati presi 70 milioni dall'INPS, 70 milioni dall'INPS per metterli a favore dell'immigrazione. Allora noi ci domandiamo, in un momento nel quale abbiamo una disoccupazione giovanile imperante, in cui abbiamo più del 12% di disoccupazione generale, in cui abbiamo i lavoratori che non hanno garantito nemmeno la cassa integrazione, noi diamo 210 milioni a favore dell'immigrazione e andiamo a toglierli invece alla lotta all'immigrazione clandestina, che abbiamo ancora 250.000 esodati che rischiano o sono rimasti senza alcun tipo di reddito. Noi, Presidente, come gruppo riteniamo che nel Paese esistano delle priorità. La nostra priorità e andare a tutelare i cittadini del nostro paese che hanno perso lavoro e rischiano di rimanere in uno stato di emergenza sociale, abbandonati da uno Stato che non ha rispettato il patto con il proprio cittadino. Non riuscite a trovare 1.600.000 euro per la cassa ippica di quei pensionati che stanno andando in fila dentro ai comuni per chiedere esattamente il pagamento delle loro bollette, dell'acqua, dell'ene, e voi vi preoccupate di 210 milioni per gli ex comunitari. Grazie. È una vergogna per Grazie, questa maggioranza. Onorevole. Informati bene, scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net.